Amici del canale Vettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Recensione di dicembre sul canale musicale che va a parlare di un album in realtà che non mi aspettavo minimamente uscisse. È un po' una sorpresa per concludere l'anno in attesa del video del 1 gennaio, la tradizionale classifica degli album recensiti. Questo album di cui parlerò oggi andrà a inserirsi in questa particolare classifica. Non sarà in realtà un voto altissimo perché è vero, è una sorpresa. Questo album dei Terramaze, ma nonostante sia di fatto un ritorno alle origini, è un album che è decisamente inferiore rispetto al precedente uscito soltanto un anno fa. L'album dei Terramaze, band australiana progressive metal molto underground, ma che ha dato comunque degli sprazzi di ottimo prog metal nel corso della carriera, torna dopo soltanto un anno da Are We Soldiers, l'ultimo album, con I Wonder. I Terramaze, oltre che proporre di solito una musicalità prog metal molto varia, sono famosi anche per cambiare la qualunque durante ogni album. Si sono alternati diversi frontman, si sono alternati diversi stili musicali. Il primo album, per esempio, in assoluto era cantato da Dean Wells, che è il fondatore dei Terramaze, ed è per questo che ho intitolato il video Un ritorno alle origini, perché come l'album che si chiamò Anedonia fu cantato da Dean Wells, anche questo I Wonder vede il ritorno di Dean Wells, che di fatto vede il terzo frontman diverso in quattro album, perché in Are We Soldiers e anche in Esoteric Symbolism, che sono i miei due album preferiti in assoluto dei Terramaze, c'era Brett Rurruca, mentre per Air Halo c'era Nathan Preachy, cantante che comunque per i fan dei Terramaze ha suscitato tante emozioni ed è piaciuto oltremodo. Questo ritorno alle origini però di Dean Wells fa tornare anche un po' indietro questo sound al primo album, ai tempi di Anedonia, ma non è un album che ha lo stesso livello di Anedonia. Per questo I Wonder è una parziale delusione. Se dovessi dare un voto è una sufficienza, ma proprio tirata, quasi regalata, perché siamo oramai sotto Natale. Però non è un album che mi ha coinvolto come Are We Soldiers. Are We Soldiers era un concept album della Madonna, con dei sound molto aggressivi, con il cantante veramente azzeccato. Dean Wells ha una tonalità ovviamente diversa rispetto a Brett, il cantante precedente, però si vede che comunque in questo progetto Terramaze c'è la mano di Dean Wells, e lo si vede soprattutto nella strumentale, nella musica, che anche in questo album I Wonder è sicuramente di un buon livello. Peccato che spesso, a mio modo di vedere, la voce vada un po' a stonare e alcune volte, insomma, mi sembra di aver già sentito i Terramaze prendere ispirazione un po' dalle stesse loro canzoni degli album precedenti, un po' inevitabilmente da altre band prog. Non è un brutto album questo I Wonder, però mi aspettavo decisamente di più da questo ennesimo progetto di Dean Wells, che comunque, ripeto, si rivela un musicista di assoluto livello. Comunque ci sono delle canzoni da consigliare assolutamente, sono Only Daylight e Here to Watch You, le mie canzoni preferite in assoluto, e inevitabilmente sono le suite dei Terramaze, che appunto vanno a risollevare un album che di base sarebbe abbastanza anonimo. Peccato, a mio modo di vedere, per la title track I Wonder, che chiude questo disco di 10 track, che non è una canzone che te la ricordi, è una canzone molto in anonimato, ed è a mio avviso un voto penalizzante se la title track non rende giustizia all'album intero. È un album che secondo me può dividere. A me personalmente non è piaciuto tantissimo, appunto perché mi ricorda un pochino gli album del passato, che sono quelli appunto prodotti e cantati da Dean Wells, che sono quelli dei Terramaze che mi sono piaciuti meno. Se lo paragono ad Are We Soldiers, è un alto livello, ma al ribasso. Io ad Are We Soldiers avevo dato 7,5, se non sbaglio, nella classifica dell'anno scorso. Questo I Wonder si prenderà un voto decisamente più basso, ma di quello ne riparleremo meglio nella classifica del 1 gennaio, il primo video dell'anno, come oramai tradizione. Fatemi sapere cosa ne pensate voi invece di questo album, che ho ritrovato in realtà sorprendente, perché non mi aspettavo che i Terramaze pubblicassero un nuovo disco. Di certo non mi aspettavo che ci fosse un ritorno al passato, ma a un più basso livello di come me lo potesse ricordare. È un album che secondo me a molti di voi potrà piacere, ad alcuni di voi no. In ogni caso, nel caso, fatemi sapere cosa ne pensate. Il saluto da parte di Vettorgard, questa recensione musicale finisce qui, considerato che i prossimi video sul canale musicale riprenderanno il 1 di gennaio. Colgo l'occasione per augurarvi buone feste. I video su questo canale finiscono qui per questo 2020, proseguiranno in ogni caso invece anche nel canale sportivo, che è sempre qui sotto in descrizione. Ci vediamo a una prossima recensione. A presto ragazzi, alla prossima.